per firme eccessive, soprattutto per quanto riguarda il curriculum, che fa sollevare sempre il dubbio che ma lui Adesso sta rinunciando. è sparito da internet, non si capisce perché. Quello è Allerchino, mi sa che ci ha messo. Va bene, tanto per cominciare a mo' di Pulcinella. Beh, intanto io ringrazio il sindaco e l'assessore di Cassino perché averci accolto questa provocazione, no? In maniera molto positiva, no? Per averci fatto ospitare in questa bella sala. E avrei voluto sentire anche altri colleghi, amici, no? Però evidentemente possiamo collocare successivamente, per esempio, il sindaco Luca Branco e poi il sindaco di Colfenice non è che è stato egregiamente sostituito dalla dottoressa. E forse io potrei cominciare da qui, appunto, da Colfenice, perché questo paese piccolo, non so se dirlo piccolo, no? Ha ospitato, ecco, un massone verso la fine del Settecento. I massoni di allora erano cosa ben diversa dai massoni di adesso, che ha scritto per i suoi studenti, insegnava appunto nel convento che voi conoscete, un Pulcinella Quacquero. Ed è un testo meraviglioso, intanto così è un intellettuale, diciamo uno dei protagonisti della rivoluzione del 1799 che si cimenta, ecco, nella pulcinellata, ecco, che solitamente apparteneva alla commedia dell'arte, la quale a sua volta non era cultura popolare, non era cultura intellettuale, ma era una cultura autonoma, ecco, nomade, trasgressiva, ma di questo forse possiamo parlare dopo. E Jerocrates era a suo modo un rivoluzionario, però ecco, l'aspetto interessante di quest'opera è che lui non si presenta come un rivoluzionario, non c'è niente di ideologico, perché fa una critica della cultura progressista inglese, soprattutto dal punto di vista dei napoletani, e poi fa una critica invece dell'Italia meridionale dal punto di vista, diciamo, dei progressisti. Alla fine non si capisce dove lui sta, ma soprattutto tutto è messo in crisi, ecco, come accade nelle società post-ideologiche, compreso se stesso. Dice, io non sono né Quacquero né Pulcinella, ecco, alla fine. Quindi quest'opera meriterebbe, ecco, di essere riproposta, ecco. Perché quell'incontro, ecco, ha lo scopo di rafforzare la nostra domanda, ecco, di vincere questa scommessa, che è una scommessa bellissima ma anche dura, ma noi ce la stiamo mettendo tutta, ecco, e che voi sapete, il premio che voi sapete, insomma, che è un premio per la collettività, non è un premio per gli organizzatori, ecco. E, detto questo, io vorrei parlare anche di un aspetto che forse non è molto lusinghiero, ma è molto concreto. Perché abbiamo fatto questa operazione? Certo, la risposta è facile, è un problema di identità, di ricostruzione dell'identità, ecco, meridionale, quindi napoletana, quindi laziale, quindi eccetera. È un motivo quindi di orgoglio, sappiamo tutti gli effetti positivi che questa operazione di questo tipo sortisce all'interno della comunità che li promuove. Ecco. Però ecco, molto realisticamente vi dico che l'impresa, ecco, vale la pena farla, perché ha dei risvolti molto interessanti che solitamente la nostra cultura nasconde all'interno di un velo, e questa volta lo fa dignitosamente, dentro un velo che idealizza tutto. In effetti, ecco, vincere questa scommessa significa questo, ecco, garantirsi degli interventi internazionali, anzi la protezione internazionale. Questa protezione internazionale è un delicato eufemismo per dire finanziamenti da parte dell'ONU, ecco, dell'UNESCO. finanziamenti dell'ONU, ecco, e sono finanziamenti anche consistenti, ecco.
Perché? Perché durano 4 anni. Naturalmente, ormai, sì, ma chi gode di questa possibilità, naturalmente può lavorare bene, quindi o male. Se lavora male, ai 4 anni finisce tutto, ma se lavora bene, ecco, questi finanziamenti vanno oltre, possono essere raddoppiati, diventano 8 anni. Quindi c'è un risvolto importantissimo, ecco, che riguarda, ecco, non l'economia in generale, perché questi premi, ecco, non vanno all'economia in generale, non vanno alle ricchezze individuali e collettive, vanno, ecco, alla promozione della cultura. Ecco. Molte cose, mi riferisco proprio all'iniziativa di cui parlavo poco prima, di Col Felice, no, non si fanno perché, o perché mancano, ecco, i soggetti, ma spesso ci sono i soggetti, però non possono operare, ecco. E allora, ecco, questi finanziamenti, ecco, rendono possibile, ecco, avviare tutta una serie, promuovere una rinascita culturale che non altrimenti riesce a decollare anche per i limiti, ecco, delle politiche culturali dominanti, ecco. Quindi è importante, è come farsi da solo, ecco, crearsi da solo una strada per il futuro. Naturalmente parlo di una strada della cultura, della scienza, della ricerca, della conoscenza. E al sindaco di, io ho visto con piacere, ma anche il sindaco di Capua, e per esempio, ecco, Capua è un'occasione mancata secondo me sotto molti aspetti, ma io credo che adesso potremmo anche dialogare su questo punto, no? Perché Capua, senza Capua non sarebbe esistito Pulcinella. Intendiamoci, Pulcinella lo ricreano continuamente le comunità che lo accettano, ecco. Però qualcuno deve cominciare, qualcuno deve costruire un modello. E questo modello è la Lucilla Costante, un'opera di Tiberio e Polillo, che era appunto capuano. Su questo non c'è il minimo dubbio. La città, cioè, scusi, Pulcinella si narra che sia napoletano, anche questa è una certezza, ecco. Però, ecco, il suo inventore è Fiorillo, ossia un capuano. Di tutto questo, per la verità, nella storia di Capua è rimasta poca traccia, ecco. Anche perché il seguito della storia lo ha consumato, per così dire, da Napoli, ecco. Non solo Napoli, ma anche Roma, ecco, ma anche Venezia, ma anche la Francia, quindi l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Però io penso che adesso se ne comincia a parlare. So che Capua ha preso delle iniziative, ecco, in questo senso, vero? Rivendicando l'europeità, cioè il carattere europeo, ecco, della città, attestato appunto dall'opera di Silvio Fiorillo, ecco. Però da tenere presente, ecco, che solitamente quando si parla dell'Europa, ecco, si pensa a che cosa? Beh, alla grande letteratura, alla grande arte. Non si tratta di questo. Fiorillo era un teatrante della commedia dell'arte. Ecco. La commedia dell'arte non era alta cultura, non era cultura, basso non l'ho mai detto e mai lo dirò, non era cultura delle classi subalterne, cioè popolare, no? Era una cultura singolare, intermedia, ecco, in cui c'erano elementi intellettuali e popolari, ma soprattutto c'erano soggetti, questo è importante, soggetti che appartenevano all'aristocrazia, quindi alla cosiddetta plebe, agli uomini, ma guarda caso anche alle donne. Grande eresia del tempo, quelle donne dell'internet, il teatro, vero? Ora, erano come una cultura che si è formata, ecco, attraverso i contributi, no, che diciamo provenienti da 3-4 dimensioni, ho citato 3 soprattutto, la commedia, appunto, la cultura intellettuale e di solito per opera, perché la cultura è fatta dagli uomini, non camminano da solo idee, camminano nella testa degli uomini, e poi chi erano questi? Erano trasfughi della loro classe, trasfughi del ceto intellettuale, che portavano in sé consistenti elementi del ceto intellettuale, ma erano anche dei ribelli, ecco, dei ribelli, dei trasgressori. Infatti
La commedia dell'arte, ecco, era una commedia trasgressiva, quindi per eccellenza. Si pensa alla presenza delle donne che costituivano la principale, forse attrazione di questo tipo, quindi di teatro, forse. Ora, diciamo no, quindi, e poi gli elementi, ora questi intellettuali, ecco, si incontravano, si fondevano con l'elemento della plebe. Di solito, ecco, quelli che appartenevano alla plebe erano gli attori, quindi gli intellettuali portavano le idee, però quelli che li interpretavano col sano realismo delle classi popolari erano proprio perso figura appartenenti quindi alle classi quindi popolari. Questo è per dire cos'è la cultura di Fiorillo, una cultura transclassista, per così dire, no? Al tempo stesso una cultura diversa dalle altre, perché per esempio è una cultura nomade, ecco, nasce a Napoli, nel medio di questo Capuano, poi attraversa l'Italia, dovunque passa lascia tracce di sé. A Roma lascia un genere importante, si chiama la commedia ridicolosa, cioè c'erano anche gli attori come Dell'Arte, i suoi seguaci, ma soprattutto c'erano monaci, preti, aristocratici, eccetera, che andavano a ascoltarlo e poi scrivevano opere, mettevano per iscritto. E quindi questo è un passaggio nuovo, perché la commedia dell'arte ha poche opere scritte. Bene, a Roma è nata una grande tradizione, ecco, non l'abbiamo esclusa perché comunque non potevamo includere tutto, ecco. Poi affronteremo questo problema. Ecco, però ecco, dovunque è passato, anche al di là dei territori che noi abbiamo scelto come il nostro territorio, ha lasciato il segno, per esempio Venezia, ecco. E in Francia è diventato Polichinelle e poi in Inghilterra è Punch con la sua compagna, Punch e Judy, eccetera. Ma ha attraversato anche la Germania, la Spagna, eccetera. E quasi certamente anche gli stati non cristiani, non occidentali, diciamo noi, del bacino del Mediterraneo. Ora, ma perché questo successo? Probabilmente nessuno se lo ha mai chiesto, vi confesso che nemmeno io inizialmente, per molti anni, me lo sono chiesto. Beh, il successo non lo fanno, oggi lo fanno tante altre cose di cui non vale la pena parlare. Non lo fanno gli uomini stessi in larga misura, lo fanno gli uomini. Ecco. Evidentemente il genio di Fiorillo, ecco, ha riprodotto altri geni che a loro volta, ecco, sono stati ascoltati, come già era stato Fiorillo, appunto dalle popolazioni, non solo italiane, ma francesi, eccetera, eccetera, tutta l'Europa praticamente. Ecco. Però c'è anche un altro motivo, che a mio giudizio è più profondo, no? Perché dovunque passavano a Pulcinella, ecco, o c'era un altro Pulcinella che non si chiamava Pulcinella, o non c'era nessuno, in questo caso era lui che lo impiantava, per così dire. Perché? Perché anche Pulcinella, eccetera, eccetera, ecco, sono sempre Pulcinella, ecco. Ma perché? Ma semplicemente perché sono una necessità della natura. C'è un antropologo che ha ricostruito un po' la storia dell'umanità, ecco, attraverso episodi significativi. Hanno spiegato così. Immaginate, ecco, trasferiamoci mentalmente nell'epoca dei cacciatori, quando gli uomini vivevano di caccia. Ebbene, si formava un gruppo, bene, e questo gruppo andava a caccia per procurare il necessario quindi per vivere. Chi c'era nel gruppo? C'era il guerriero. E poi c'era lo sciamano, e poi c'era il soldato, e poi c'era il soldato, giusto? Scusate, no, c'era lo sciamano, e poi c'era il buffone. Cioè il buffone quindi fa parte, è strutturalmente, ecco. Naturalmente e culturalmente, ecco, fa parte della struttura elementare dell'esistenza, perché lo sciamano diventerà il prete, il vescovo, il cantore, ecco, e così via di seguito. Il buffone, invece, in tutta la storia umana, poi diventerà il giocoliere, ecco, il pulcinella, quindi il chiacchierone, l'intrattenitore, no? Ecco, il mentitore, il furbastro, ecco.
l'ingannatore, ecco, e diventerà poi l'attore teatrale, il drammaturgo, ecco. Queste cose esistono oggi perché sono sempre esistite. Ecco perché anni fa abbiamo fatto un convegno, io ho organizzato un convegno su, dedicato appunto ai Puccinelli del mondo. Perché veramente sono i Puccinelli in tutto il mondo. Intendiamoci, non è che è stato Fiorillo che ha portato, ma non è questo. È che i comici dell'arte, quando si muovevano, ripetono, attraversavano queste culture, ecco, e o si identificavano, assimilavano figure similari, ecco, oppure essi stessi, ecco, e lasciavano il loro nome e intorno al nome si creavano dei nuovi Pulcinelli che erano sempre Pulcinella nella struttura di base, però erano Pulcinelli che parlavano la cultura del luogo, quindi erano figure etniche. E questa è la natura di questo Pulcinella che, ecco, che sembra contraddittorio e non lo ha fatto. Che cioè essere universale come necessità della cultura, al tempo stesso essere etnico. Perché? Perché appunto questa struttura vagante, ecco, in cui che articola la comicità, per così dire, ma articola anche l'arte, ecco, l'estrosità, la creatività, eccetera, ogni volta parlava il linguaggio del luogo, quindi si vestiva quindi della cultura del luogo, quindi diventava, ecco, il Pulcinella senza rinunciare a essere tale, magari pigliando altri nomi, Pulcinella, eccetera, eccetera, Palavan Cacciale, Careguenze. Invece, ecco, diventava un personaggio etnico, di maschera. Il Pulcinella è una maschera etnica. E tutti i Pulcinelli che noi conosciamo e conosceremo stasera sono figure etniche, in cui queste figure etniche c'è il respiro del loro paese, ma c'è anche il respiro del mondo. E solamente uno sciocco non se ne accorge. No? Ecco perché il successo di Pulcinella. Era un successo tutto sommato facile, ecco. Perché lui portava alla luce, stimolava l'espressione di quella che invece è una necessità umana, assolutamente quindi universale. Naturalmente per avere quel successo al tempo stesso bisogna avere certe qualità. I napoletani lo hanno avuto, comincia da Silvia Fiorillo, ecco. Qui comincia così l'importanza del soggetto teatrale, ecco. Perché non tutto è meccanico, ecco, non tutto avviene così, avviene anche, cioè, avviene perché in certi casi. Avviene quando c'è bisogno di genialità, ecco, e questa genialità la commedia dell'arte l'ha espresso, e l'ha espresso con le figure della commedia dell'arte, da cominciare quindi da Pulcinella. Ecco perché Fiorillo è importante. Però quello che mi ha stupito, cioè io volevo dire questo in sintesi, no? È che l'europeismo, ecco, non è il solito europeismo del gruppo intellettuale Goethe, eccetera, Hegel e questo di seguito, no, ma è un europeismo particolare che bisogna assumerlo per quello che è, perché anche in questo modo si cresce operando distinzioni, ecco, evitando quindi confusioni, no? Non è la cultura popolare, non è la cultura quindi intellettuale l'europeismo, ecco. perché l'Europa, ecco, se è una cultura comune, non è soltanto perché abbiamo avuto Goethe ed Hegel, ma perché abbiamo avuto queste persone che partivano dal loro paese. Gli intellettuali cominciano a partire dal loro paese solamente nel Settecento, il Grand Tour, vero? Erano dei nomadi, bene, che affrontavano l'ignoto e dovunque passavano, davano e prendevano, insegnavano quindi e imparavano. E questo ha creato, come dire, era un internazionalismo minore, un europeismo minore, che ha lasciato il segno della cultura quindi europea. E questo è un aspetto, ecco. Poi l'altro aspetto che sempre mi chiedevo, però, appunto, sapendo che venivi il sindaco anche di Capua, ecco, però a Capua non c'è soltanto, c'è anche il suo figlio e il figlio, ecco, il figlio di oggi, e cioè c'è il carnevale e il Pulcinella del carnevale. Sarebbe interessante, io appena voglio fare il maestro di scuola, intendiamoci, però sono, come dire, cose meravigliose, come dire, sorprese, ecco, che senti il bisogno di comunicare. Sarebbe interessante trovare un nesso tra i due Pulcinelli,
tra il Pulcinella, ecco, della commedia dell'arte del Seicento e il Carnevale di adesso. Io non so se il Pulcinella e il Carnevale è un'invenzione a capo recente, se si è perduta la memoria del Pulcinella di allora, ecco. Non lo so questo, ma sarebbe interessante indagare. In ogni caso, io so che il Pulcinella del Carnevale di Capua è interessante. Per esempio, c'è la figura della vecchia del Carnevale. Ecco, la vecchia del Carnevale è una maschera difficile da realizzare perché è un attore che deve interpretare poi due ruoli. Non è facile, il discorso sarebbe lungo, anche dal punto di vista simbolico, dei significati interessanti, eccetera. Infatti a Napoli è quasi scomparsa, tanto per dire. E questo sarebbe da valorizzare, perché non si deve valorizzare solamente una, fraintendendola, ecco, tutta l'opera, diciamo, di Fiorillo, della commedia dell'arte, barattandola per cultura intellettuale, per cultura popolare, sbagliate l'una e l'altra cosa. Ma ci sono queste figure del Carnevale che nascono dalla coscienza collettiva, poi, che sarebbe bene, ecco, non prendere in considerazione. Io suggerirei a Punta Capua di partire così, così questo incontro, come dire, potrebbe avere anche un senso nuovo, un senso aggiunto, ecco, rispetto a quello, agli altri sensi che potrebbero venire fuori. Ora ho un po' di tempo ancora. Vabbè, allora anche per concludere. Quello che ci meraviglierà adesso, noi abbiamo una rappresentanza ristretta di Pulcinelli, ecco, di queste tre subregioni, chiamiamolo così, subregioni, per così dire. Sarebbe il Basso Lazio, l'Alto Molise, eccetera, eccetera, tre cose diverse. E Abruzzo. Vedete come cambiano le culture, sono tutti dei Pulcinelli e non potete negare che siano dei Pulcinelli. E sono sicuramente tali, primo perché si chiamano così, secondo perché le strutture di base sono le stesse, hanno tutti il cappuccio, hanno tutti il vestito, quindi bianco, vero? Hanno tutti la maschera e quando non ce l'hanno si tingono di nero, eccetera. E quando non ce l'hanno, non ha importanza, non hanno nemmeno la struttura, magari ce l'hanno e così vi disegno. Fatelo questo lavoro. Quindi sono dei Pulcinelli. Però ogni culto, ogni paese ha proiettato la propria cultura in queste maschere. Sono, ecco, le maschere di, per esempio, di Cassino, mi pare che se non c'è, appunto degli abruzzesi, insomma, laziali, eccetera, eccetera. Queste differenze, ecco, l'operazione che noi abbiamo compiuto, e di questo io credo dovremmo essere fieri, è questa. Noi. Non è un caso che abbiamo aggregato al progetto iniziale che riguardava la Campania anche queste altre subregioni. Dove vedo l'aspetto interessante? Bene, il fatto che implicitamente si dice, e che le metodologie parlano pure, no? Si dice che le regioni sono una sovrapposizione amministrativa che astrattamente si sovrappongono le culture. Una cosa sono le culture, un'altra cosa sono le regioni. Le regioni a volte spezzano, schiacciano le culture. Bene. E allora, ecco, con questa operazione che abbiamo fatto, mettere insieme nel nome di Pulcinella più culture, ecco, al di là delle distinzioni amministrative, io credo che possa essere un nostro merito, anche perché l'Italia non è terra di regioni, è terra di province, se vai. E in ogni caso, provincia, come regione che siano, comunque è terra di aree, di culture. E le culture, diciamo, vive, non coincidono, o non coincidono esattamente, o non coincidono affatto con le regioni, eccetera, eccetera. Ora, un piccolo particolare. Ora, questo apre una serie di possibilità conoscitive. Vi dico la principale. Se noi, ecco, liberiamo dallo schema, dalle trappole delle regioni, la ricerca, che è un residuo ottocentesco, la ricerca sulle culture, sulle mille culture di cui è tramata l'Italia, ecco, noi arriviamo a questa conclusione che possiamo creare nuove categorie. E quelle che suggerisco soprattutto a quelli di Messer Marino, ecco, è questa. Perché, per esempio, non si crea questa categoria, ecco, dei Pulcinelli di montagna?
Perché laddove io mi riferisco alla mia esperienza, io non ho la conoscenza, diciamo, di queste cose, ma abruzzesi, come diceva per esempio la nostra amica, ecco, no? Però ecco, ho viste, le conosco, ecco. Ecco, a mio giudizio si può creare, al di là delle distinzioni regionali, nuove categorie si possono avere. Per esempio i puccelli di montagna, che si distinguono dagli altri, ecco, perché hanno questo cappuccio altissimo. È come se, ecco, come se una popolazione, magari per l'isolamento, magari per le limitate risorse economiche, abbiano puntato tutte le loro risorse su questo dettaglio. O se quella storia di cui un inglese ha riassunto così, a Napoli, cioè in Italia si fanno, mezzo anno si passa nel godere del carnevale, l'altro mezz'anno nel prepararlo. Allora, in questi paesi, in effetti, la gente, ma le famiglie, le mamme, le giovani, eccetera, investono su questo dettaglio. E questo dettaglio è caratterizzato da questo cuneo alto, altissimo, adornatissimo. E il momento per questi paesi è venuto il momento della bellezza, io credo. Perché no? Perché una volta, ecco, i ricercatori andavano in questi paesi e li trovavano, e metto tra questi anche un grande ricercatore come Jesaita, che voi conoscete e che è venuto anche da queste parti, no? Vedevano che cosa? L'arretramento, l'arretratezza, la povertà, la miseria psicologica, come partivano. Ecco, adesso l'occhio è cambiato, è inutile dire come, perché lo sapete, credo. È cambiato perché si guarda che cosa? Questo mondo come il mondo di una propria particolare quindi bellezza. E si realizza un desiderio che era un nostro antropologo poco noto ma brillantissimo, si chiama Vincenzo Padula, il quale sosteneva che bisogna che la miseria cessi e che la bellezza resti. Grazie.